buona domenica. Come state? Io sto cercando di restituire in minima parte l'affetto che ho ricevuto, anzi la vita che mi ha donato mio padre e mia madre. E in questi momenti ancora di più pesano le assenze causate da una vita frenetica. E vabbè, chi ci passa se ne rende conto. Mio padre la domenica di Pasqua ha avuto un'altra ischemia, ecco perché il giorno ero molto provato, che lo ha purtroppo gettato su una sedia a rotelle. Quindi ora ha bisogno di tutti i suoi figli, di me, perché deve uscire da questo stato depressivo, si deve rialzare. E io onestamente in questo momento sento che devo stare con lui. Sto continuando a lavorare, a seguire Palazzo Zanca, lo faccio quasi notturna perché per ora i tempi e i ritmi li faccio dettare a mio padre, che è giusto così, però stiamo continuando a lavorare e per questo devo ringraziare gli assessori che stanno continuando a fare il proprio lavoro, anzi sanno che proprio in questo momento di assenza è più importante ancora la loro presenza. Io rimarrò qui almeno fino al 10 di giugno perché mio papà fa 80 anni, quindi noi abbiamo deciso che gli devo fare questo regalo, cioè rimanere qui a fianco a lui per festeggiare per la prima volta un compleanno di papà, perché lui non ha mai voluto festeggiare, mai una torta di compleanno. E quindi questa è la decisione che ho preso. Vi chiedo scusa se alla politica, tutto ciò che poi la quotidianità genetica mi riserva, è prevalso il sentimento di figlio, però io non vedevo l'ora di avere la possibilità di poter stare a fianco a mio padre e finalmente, quando ciò è stato possibile dalle norme che limitavano gli spostamenti, come vedete dall'indomani mi sono organizzato per fare il mio dovere. Comunque ci andremo sentendo. Ringrazio tutti per i messaggi di solidarietà, di amicizia, di vicinanza, e questi fanno bene soprattutto in questo momento, quindi veramente grazie di cuore e perdonatemi se ho avuto la necessità, io ho la necessità in questo momento di stare a fianco a mio papà, al mio papà. Un caro abbraccio a tutti. Vi saluto. Ciao.